Abbiamo prenotato. Stiamo prenotando un Uber per andare a Montmartre. Abbiamo raccattato un francese. Ciao Camille. E là! Com'è che parta? Ma no! Questo! Guarda. E via! E si va a Montmartre! Prenda su. Tu sei di Genova. Allora, come sanno tutti, io ho vissuto a Genova. Apprezzo i genovesi, anche se tu non mi sembri un genovese, perché sei già partita con un saluto. Ah, perché sono... Ti sei trasferita da un anno? Un anno e mezzo, più o meno. Quindi hai vissuto la pandemia? Subito dopo, diciamo. È vero, subito dopo. Però è stato abbastanza faticoso. E eri da sola? Ero da sola, sì. Perché hai scelto di trasferirti a Parigi? Perché erano già 6 anni che vivevo in Francia, ho studiato in Francia e non riuscivo a trovare, diciamo, un lavoro che mi piacesse al 100%. Se vuoi lavorare, avere un minimo di carriera lavorativa, devi venire qua anche per studiare. Tu dove lavori? Io lavoro da MSIS, nella parte logistica della città. Ah. Speriamo che vada tutto bene, che mi prendano per l'anno prossimo. Daremo questo video di riguardo. Una volta eravamo qua, esatto. Su un taxi, no, su un Uber. Mi è piaciuta un sacco vederla da turista, ma io continuo a essere sulla mia opinione, cioè che i francesi sono antipatici come poco. A Parigi sì, la gente non ha tempo, la gente va veloce. In realtà all'inizio io ero molto sorpresa, avevo anche un po' paura questo atteggiamento, perché dicevo dove sono, cioè io camminavo piano e tutto. In realtà adesso che è un anno e mezzo che sono qui, sono la prima a correre nella metro. Diciamo che Parigi è molto... si pensa molto al business e a fare i soldi. È una Milano francese, prima vivevo al sud della Francia, okay. Quando parlo francese ho un po' l'accento del sud e loro ovviamente me lo fanno, cioè lo sottolineano sempre. Sì, sì, a Parigi ti innamori ogni angolo di strada. Ci sono tante persone che vengono in Erasmus o comunque vengono da fuori e rimane cara ovviamente per viverci quando sei giovane, però quando cominci a conoscere anche delle applicazioni per trovare, per esempio, la telefonia meno cari o anche comunque, qua caro. Sì, per trovare l'happy hour meno caro, per esempio c'è l'applicazione. Sì, sì, sì. Comunque i francesi, per entrare in contatto con i francesi è abbastanza complicato, non sono gli italiani, cioè italiano lo incontri dopo un'ora, cioè non è che sei il suo amico, però comunque c'è una confidenza che si instaura subito. Sì. Un francese magari puoi anche vederlo per un mese, amici, cose varie, non ti dirà mai che sei suo amico. Cioè giovani hanno tutto un modo di parlare che noi persone più adulte non capiamo. Comunque qui la lingua araba, per esempio, è molto entrata nel dizionario francese. Ah, integrata. È proprio integrata e sono le parole che quindi i piccini magari usano e che però noi non possiamo capire. E le case? Il prezzo? Questo è un argomento anche... Da sola. Ok. E vivo in un 28 metri quadri. A Parigi, diciamo, l'affitto medio, intanto a Parigi sei uno studente, vivi in massimo 15-18 metri quadri, sono quasi 2 camere separate, oh, ho sì. 3 finestre, però sì, normalmente spendi più o meno 850 euro per un 12 metri quadri. Io ne ho 28 e spendo meno di 1000 e è poco. Il cugino vive con la sua fidanzata in 25 metri quadrati e pagano 1300 euro. Sì, sì. Ci sono delle leggi che impediscono di mettere gli affitti a più di un tot. C'è proprio una legge che in tutta la Francia vale, però qui, dato che c'è tanta richiesta, sicuro. E c'è meno offerta rispetto alla richiesta, e per praticamente un anno sono stata in subaffitto. Da trovare un appartamento mio, soprattutto che per... Anche se post pandemia. Sì, il problema della Francia e soprattutto di Parigi è che ci vuole un dossier, ci vuole una serie di documenti per poter pretendere di affittare una casa. Per esempio dovresti guadagnare 3 volte il prezzo dell'affitto. Se sei studente, il tuo garante deve guadagnare 3 volte il prezzo dell'affitto. Anzi, devono essere francesi, devono lavorare e pagare le tasse in Francia. Quindi, tipo mia mamma che vive in Italia e lavora in Italia, non può essere il mio garante. E quindi vai in subaffitto soprattutto all'inizio e prendi il tempo di trovare qualcuno. Persone che hanno magari pagato 700-800 euro di caparra, o anche soltanto a volte ti chiedono di pagare dei soldi per andare a visitare l'appartamento, non hai ancora visto e ti chiedono dei soldi, sì, sì. E non agenzie però. No, cioè, e poi spariscono. Magari tipo 100 euro per la visita e poi ti chiedono 700 euro di caparra, cose così, oppure ti chiedono il primo mese e ti dicono sì sì, oggi paghi il primo mese, domani ci vediamo lì, ti do le chiavi. Però c'è una comunità italiana enorme a Parigi, e ovviamente tipo i soliti di Facebook, proprio sì. Di base, dove sì, puoi chiedere cose. Poi io personalmente, sì, quando ero a Tolosa, quando ero nel sud, avevo conosciuto una ragazza così, e siamo poi diventate proprio amiche. Ah.
Però comunque sì, magari sono più persone che vengono qui sì per lavoro, che hanno la famiglia, quindi magari eventi proprio creati da questi gruppi no. Poi quando incontro un italiano dipende tantissimo da dove viene in Italia, dal mood. Sì, a modo di vedere è diverso. La cosa che mi manca di più dell'Italia è il cibo. E poi sì, magari anche sì la simpatia delle persone, poi ovviamente i miei amici. Comunque ho vissuto 19 anni, essendo che l'università in Italia costa, nel senso che la paghi. E mia mamma qua per no? Esempio... No, qui no. Ah, davvero? Ma sì, il primo anno devo aver pagato tipo 250 euro. Poi io facevo cinema, quindi era anche diverso. Poi ovviamente a scuola privata la paghi. Io certo. Per esempio adesso sono in scuola privata, però faccio un'alternanza. Quindi in fai scuola-lavoro? Faccio, sì, alternanza scuola-lavoro, però non ho pagata io la mia scuola, me l'ha pagata il mio lavoro. Io ho trovato un lavoro che mi ha detto, ok, ti prendiamo per 2 anni, ti diamo tot, e in più ti paghiamo 7.000 euro all'anno di scuola. Ma... Grazie allora, sei stata gentilissima. Marco, okay. Ce la faremo? Sì. E voilà! È tutto nero. Ah, c'è un po' di sole. Andiamo su. Guardate lei, com'è cool. You are so cool. Quando sono venuta con mia mamma avevo la voglia di comprarmi un tovagliolo con la mappa di Montmartre. Abbiamo anche scelto l'orario migliore. Che bello, amici. Ho il dubbio che piova. Pensavo fosse caduto. Guardate questi due! Influencer number one! Sento una lingua conosciuta. Italiani. Che freddo, però immaginatevi la coppia di prima che è venuta su, si è vestita, ha dovuto fare le foto magari per il matrimonio e fa brutto. Allora, la differenza tra questa chiesa e qua, che c'è un'altra chiesa, era che dall'altra parte, quindi una chiesa più storica, in realtà ci andavano gli artisti a rendere grazie a Notre Dame. Sto cercando di avere un buon auspicio. Non lo sapevo. E sono due chiese, ma una è molto diversa, perché una è molto più antica. Ma dove abitava Renoir? Questo è famoso! Al 1800! Ah, è qui! Non li hai visti? E qua praticamente c'era un circolo chiamato il cabaret degli assassini, dove si, diciamo, mettevano alla prova dicendo poesie, facendo battute. Cioè era proprio un centro dove si ritrovavano per fare un po', non so, dei luoghi di incontro. La caccia. Cioè, queste erano le due chiese che dicevano, una chiesa sola. Si vedeva come vedeva. 1 milione, quasi 2 milioni di euro. 540.000 euro. Ma questi sono fattibili. A questo punto non so se... perché effettivamente Montmartre è una zona abbastanza scomoda da raggiungere. Sì, è proprio questo, il Moulin de la Galette. E dove Renoir veniva a passare il suo tempo e ha realizzato il quadro. E qui... Who would like to drink a cup of wine? Outside only. Tra l'altro un bicchierino 10 euro. Voglio dire, non è che glielo regalo. Ciao Renoir! Fine della nostra giornata. È stato bello. Guarda che bella questa. Luca, ma guarda! C'è altro che la Virgine, raga. Che in Italia non c'è e che è convinta. È vero! I monopattinini! Le? Coccinette! Io ce l'avevo da piccola. Ma davvero? Guardate che bello qui! Stavo per andare dentro il bidone. Siamo arrivati! Hi! Hi! Hi, how are you guys? Fine, thanks! Cosa prendiamo? Sono un sacco di possibilità. La pizza? 15 euro, margherita con la bufala. Il pane della pizza che basta, la sta tagliando fettina dopo fettina, presa con il pesto, burrata, pomodori confitti e pinoli in questa video delle vacanze in casa per voi. Ci vediamo a Torino, ciao. Stiamo andando ad esprimere un desiderio. Perché Bea ha detto che se si passa sotto il Pont Neuf e si esprime un desiderio, si avvera. La leggenda dice così.